Claudio Chanamey, il Prato piano piano sta cercando di trovare la condizione migliore. A che punto siamo? Forse siamo un po', diciamo, un po' tardati, visto la mole dei carichi che stiamo affrontando. E ci sono state anche delle defezioni di un virus che ci ha impedito di lavorare, diciamo, serenamente, però diciamo che questo carico di lavoro è normale, è previsto un po' anche avere una poca brillantezza a livello fisico, però piano piano sono sicuro che riusciremo a far vedere quello che abbiamo fatto già vedere nella prima amichevole stagionale. Rispetto alla passata stagione, cos'è cambiato? Quali sono le differenze che hai trovato nel gruppo? Ho trovato dei ragazzi che sono, diciamo, qualcuno che ha giocato già come giovani, ha fatto già annate importanti, mi viene in mente comunque Petronelli, che viene da un anno in una società importante come Livorno. Ho trovato giocatori comunque anche che davanti hanno già lottato per alte classifiche, ovviamente oltre a uno schema di gioco rinnovato. Quindi ovviamente quando cambi tanti giocatori all'interno di una squadra, ci possono stare dei momenti in cui devi trovare la quadra. Chiaro che ora la nostra quadra, diciamo, non è dettata dai giocatori, ma quanto più dalla condizione fisica, che nel periodo d'agosto condiziona tutti gli amichevoli. Per cui quello che conta è fare al meglio, diciamo, questi test, e poi ovviamente man mano che arriveremo alle partite ufficiali migliorare la condizione. Ecco. A livello tattico cosa è cambiato rispetto alla passata stagione? Mi sembra che Giancarlo Favarin abbia cambiato modo di giocare. Sì, il mister ha optato per una linea difensiva composta da quattro elementi, mentre l'anno scorso era composta per la gran parte della partita da cinque elementi, e quindi ciò significa che comunque tutti i difensori, comunque sia anche la fase difensiva, è composta da metri in più da coprire da parte dei giocatori. È chiaro che le cose non si metabolizzano in 15 giorni, ma ci vuole un po' più di tempo. E quindi questi test servono anche a far capire a che punto siamo, dove bisogna lavorare di più e cosa bisogna migliorare. Quindi anche le sconfitte di oggi si impara, e quindi non ci si butta giù, perché sono sconfitte che possono capitare, ma diciamo fanno parte del percorso di rinnovamento. Le indiscrezioni parlano di un Prato collocato nel girone della passata stagione, con qualche variazione del caso. È una collocazione che Claudio Chanamey giudica come? Credo che sia la più giusta, anche per la posizione geografica, credo che sia la migliore. Anche il fatto di giocare il campionato di nuovo in quella zona lì ci potrebbe, diciamo, permettere di affrontare meno squadre che sulla carta possano lottare per i vertici della classifica, perché comunque noi non ci nascondiamo che vogliamo lottare per i primi posti, e questo girone probabilmente ci permette di affrontare squadre che hanno organici magari meno pronti per i primi posti, come magari sarebbe potuto accadere se avessimo incappato nel girone quello sotto, dove magari incontri Arezzo e magari anche Livorno, le squadre romane, insomma ce ne sono molte, ecco, quindi bene così, ecco. Per chiudere, messaggio ai tifosi che quest'anno sono davvero vicini alla squadra e sono sempre stati l'elemento in più anche la passata stagione. Il messaggio che noi diamo ai tifosi è che ce la lotteremo con voglia e desiderio di vincere ogni domenica. Promesse non se ne fanno, perché non è mai giusto farle, anche perché noi bisogna lottare domenica per portare il Prato più in alto possibile. Però la promessa che noi faremo è che su ogni campo ce la giocheremo e daremo il massimo. I tuoi compagni hanno cantato, quindi la chiudiamo con che cosa? Con bandiera bianca azzurra, visto che hai parlato dei tifosi, la sai? Sì, la so, però dai, non mi far cantare. No, l'hanno fatto gli altri, lo deve fare anche il capitano. Bandiera bianca azzurra nostra, bandiera.